Sui vaccini un passaggio è d'obbligo. Come tutti voi sapete, ho sempre ritenuto che la legge Lorenzin, nata come decretazione d'urgenza in tema di vaccinazioni, non affrontasse aspetti sistema, quali il potenziamento dei servizi vaccinali, il reale funzionamento dell'anagrafe nazionale, l'uso delle attività della comunicazione e informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica. Quest'anno ho lavorato per colmare alcune di queste lacune. In legge di bilancio, al comma 585, abbiamo previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro nel 2019 e poi 500 mila euro a regime da mettere a disposizione delle regioni per raccogliere in modo uniforme i dati mediante le anagrafi vaccinali regionali. E proprio ieri è firmato il decreto di riparto delle risorse, che presto sarà pubblicato in Gazzetta. L'anagrafe nazionale vaccinale da qualche mese è realtà e permette alle anagrafi regionali di dialogare e aggiornare i dati sulle coperture vaccinali. Una conquista importante per tenere alta la guardia sul livello di coperture che l'OMS ci chiede di tenere oltre il 95%. Un esempio concreto dell'importanza di avere banche dati che dialogano tra loro è che quest'anno le ASL e le scuole stanno collaborando per verificare che gli studenti abbiano effettuato le vaccinazioni, dando la vita alle famiglie. Abbiamo lavorato da subito per attivare il NITAG, il tavolo di lavoro composto da esperti indipendenti istituito il 23 agosto 2018, al quale sono affidati i compiti di supporto tecnico alla definizione delle politiche vaccinali nazionali. Nella settimana scorsa abbiamo completato l'aggiornamento del Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita per colmare un altro ritardo presente nel nostro Paese. Infatti, per contrastare l'epidemia di morbillo ancora in corso nel nostro Paese, è necessario, oltre alla vaccinazione dei nuovi nati, offrire attivamente la vaccinazione ai giovani adulti ancora suscettibili e non vaccinati negli anni scorsi, e questa offerta richiede uno sforzo organizzativo e comunicativo straordinario. In Commissione al Senato si sta lavorando a una legge e sono sicura che l'esame porterà un testo condiviso che superi le leggi in vigore. Sono convinta che su questi grandi temi la parola spetti al Parlamento. Il Ministro della Salute vigilerà affinché il nuovo provvedimento garantisca e tuteli la salute di tutti, a partire da quella dei più fragili.